Per la Lega Nord è prioritario procedere alla riforma del federalismo fiscale, c'è tempo però anche per la riforma della giustizia. Onorevole Brigandì, la Lega Nord è già al lavoro anche su questo? Sicuramente la Lega Nord è già al lavoro su questo e altrettanto sicuramente il federalismo deve passare prima, certamente perché è il fine del nostro venire a Roma, ma altrettanto certamente perché il problema giustizia deve essere meditato in maniera seria, non è una cosa che si può fare e poi si aspetta un governo successivo per disfare e ricominciare. Quindi bisogna cercare il consenso di tutti o il consenso più allargato e a realizzare un sistema di riforma che risponda alle esigenze del popolo. Ecco, ma quali sono i principi cardine, il motivo irrinunciabile di questa riforma della giustizia per lei che è il responsabile giustizia del Carroccio? Bene. Il motivo cardine di tutti quanti, del popolo italiano, è sapere se davanti a sé, quando va in tribunale, ha un politico o ha un funzionario, uno che esercita la funzione giudiziaria. Questo è il principio irrinunciabile. Da questo principio, cioè sapere se la magistratura debba essere inserita nell'ambito dei poteri dello Stato o, come più verosimilmente appare, nel potere delle funzioni dello Stato, questo è il punto irrinunciabile. Cioè bisogna sapere se davanti abbiamo un funzionario che applica la legge e che non è condizionato a nulla, oppure se abbiamo uno che dirà bianco-nero a seconda se la sua corrente politica interna al CSM dirà bianco-nero. Quindi la giustizia deve essere uguale per tutti e non si può rinunciare a meno che il potere non derivi dal popolo, quindi a meno che i magistrati non siano eletti, su questo noi siamo perfettamente d'accordo, ma sarebbe tutto un altro discorso e tutto un altro paio di maniche, ben venga, a meno che ovviamente il magistrato non sia la rappresentanza del popolo eletto, quindi avremo magistrati in Padania, ripeto, è una cosa bellissima. Ha però Costituzione vigente, il punto irrinunciabile è i giudici devono applicare la legge, punto e basta, e deve essere uguale per tutti i cittadini, qualsiasi sia il loro pensiero. Abbiamo avuto 202 processi penali per Umberto Bossi con 199 assoluzioni. Questo la dice lunga sul fatto che i giudici siano o non siano imparziali.